Sono Laura Antichi, vi voglio presentare oggi Flip Grid. Prima vi farò una presentazione statica e poi andremo a vedere come lavorare con questa applicazione utilissima nella didattica di normale e quella a distanza. Quali sono le caratteristiche di Flip Grid? Innanzitutto è possibile utilizzare una versione free. È un ambiente didattico di lavoro in cui discutere socialmente usando video di breve durata, accessibile da multi device, Android, iOS, PC. Prima, con la versione free, era permessa una discussione soltanto grid con illimitati topic. Ora sembra che l'applicazione renda possibile la creazione di più grid. In questo modo, con ogni nuova grid si possono creare le classi. Si condividono con Flip Grid brevi video come post e risposte. Nell'applicazione è integrata utilmente la fotocamera, è un social learning. Come si accede? Il docente accede con un account per educatore. Si può accedere con un account Microsoft se la scuola ha Office 365, oppure con un account G Suite se la scuola ha un account G Suite for Education. Si creano quindi le cosiddette grid, possono essere le classi, possono essere degli argomenti generali. E andando in Add New Grid. Ogni grid regola gli accessi e degli studenti. Se abbiamo come vi dicevo prima, un Microsoft o Google School Mail, possiamo accedere quindi a school email oppure attraverso l'ID degli studenti. Noi andiamo qui in questa interfaccia a creare manualmente degli ID degli studenti. Possiamo anche uploadare un CSV file e creare una lista degli studenti che entreranno con il loro ID. Questa potrebbe essere anche una funzione utile se non si possiede un'email della scuola. Qui c'è scritto che non dovrebbe essere possibile creare degli ID student perché dice not for EU, ma in realtà io li ho creati tranquillamente. Oppure possiamo anche creare il grid type attraverso una public PLSS e quindi attraverso una forma pubblica. Le grid hanno un codice FLIP che può essere costituito da numeri e lettere, lo vedete qui. Si può condividere con gli studenti il FLIP code o U, U, R, R, L, creata dal Flip Code che vedete qui sotto. La creazione di un topic è molto interessante perché sono gli argomenti, si possono creare tutti gli argomenti che si vogliono con Add New Topic all'interno di una grid. I topic sono argomenti di discussione che possono riguardare micro contenuti disciplinari e possono essere moderati. Gli studenti sono
invitate ad inviare i loro video usando smartphone per rispondere ai topic in un tempo assegnato e con un mini video. Si collegheranno tramite mail della scuola o mediante ID. L'utilità di Flipgrid: tutti gli studenti di ogni ordine e grado possono accedere per interagire, creare idee nuove. Usano i loro device. È utile nella Flipped Classroom online per riscaldare il clima di un'attività da intraprendere o in svolgimento o svolta al fine di produrre alcune riflessioni situate e visive. È caratterizzata da alta comunicatività e interazione a distanza. Ora ci colleghiamo a Flipgrid, scriviamo nella casella di ricerca di Google Flipgrid e andiamo in Flipgrid, il primo risultato che ci viene restituito dalla ricerca. Ecco, questa è l'interfaccia, come vedete, e qui ho la possibilità, noi faremo il login oppure il sign up attraverso l'educator login. Volevo dire, io creo con un altro account, così per farvi vedere come si fa, un nuovo Flipgrid. Quindi vado in Educator Sign Up, ecco, e vabbè, mi ha fatto entrare con il mio vecchio account, è lo stesso. E qui vedete che avete a disposizione comunque la possibilità di creare delle grid. Io ne ho creato già tre. Si diceva che non se ne poteva creare più di una, in realtà forse hanno sbloccato e hanno dato l'opportunità all'applicazione di crearne molteplici. Come vi dicevo, è molto significativo questo perché ci permetterà di creare diverse, ad esempio, le nostre classi. Potrei, infatti, per creare una nuova grid, add new grid, ecco, ecco, qui metto il nome della classe. Add new grid, il nome della classe, ad esempio, potrei mettere prima le grid che ho creato, si chiamavano didattica, formazione, eccetera, eccetera. Qui metto esempio il nome della classe, classe quinta. Questa è la grid, e adesso mi dice se voglio che gli studenti usino uno school email, oppure se gli studenti accederanno attraverso uno student ID o se è un public grid. Allora vediamo con school mail. Posso fare anche school mail, preferisco fare uno student ID. Poi mi dà il create flip code e quindi questo è il mio flip code che servirà per collegarsi alla griglia. È andata via, vabbè. Prendo una che ho, va bene, facciamo una nuova classe quinta. Quinta.
Ma temo che non me lo faccia creare. Vado allora in Next e mi dice di creare lo Student ID attraverso un template che posso scaricare oppure manualmente, ad esempio metto Lina, il nome, lo creo, adesso ne creo alcuni, Lina, last name mettiamo Giusti, student ID metto Giusti, Next, e faccio Add, vedete che mi compare il nome di Lina, poi faccio Angelo, metto un altro, Palla, Student ID metto palla, potrei mettere qualsiasi altro nome, add, ok, dopo li posso anche rimuovere se non mi vanno bene, creo un altro, Alice, last name Vita, la chiamo Vita. E faccio add e vado così di seguito, quindi ne ho creato adesso tre, ma manualmente posso creare tutti gli ID degli studenti della classe. Vado in next, ok, e qui posso quindi print, quindi stampare la student list, oppure stampare anche individualmente il CVV identificativo dello studente. Ok. Ecco, è utile la print student list per mandare poi l'ID agli studenti. Ecco, Lance My Grid, ok, dice che la grid è stata creata, quindi vado a copiare il mio flip grid, il flip grid code, copy, vedete che lo posso comunque embeddare, copiare l'embed. Per mettere nei siti, condividere con Microsoft Teams, in Classroom oppure condividere per ricordare. Allora, go to your grid. A questo punto faccio copy, magari mi può servire, go to your grid e qui ho creato, compare la grid della mia classe. Vado a modificare la grid attraverso la penna, ok. Vedete allora il grid name classe quinta, ho il flip code della mia classe, ho la tipologia che ho scelto perché possono accedere gli studenti, posso anche cambiarla, ad esempio metto school email, potrei anche volerla cambiare e qui allora dovrò mettere il dominio della scuola, mettiamo che si chiami liceo, dopo lo cancello per farvi vedere, Omero, speriamo che non esista, Omero,
edu.com, non so, .com, ecco, e faccio l'invio e quindi tutti gli studenti che sono al liceo Mero.com inseriti ad esempio in una classroom o che hanno un account della scuola potranno accedervi. Ritorno al Student ID, che mi sembra oltretutto piuttosto comodo, e comunque è utile per inserire degli studenti se non avete un account Microsoft o un account G Suite for Education, e quindi vado avanti a vedere che cosa devo spuntare. Innanzitutto le notifiche, se voglio le notifiche giornaliere, settimanali, eccetera, eccetera. Se permettere agli studenti di ricevere notifiche, lo possiamo anche mettere, quando un nuovo topic viene creato, possiamo quindi attivare questo task. Permettere agli studenti di fare il download e di condividere, lo stato della grid è attivo, va bene, e l'option language, no, bisognerebbe cambiarlo, lo lasciamo così, e qui ho la possibilità di personalizzare con la copertina della mia immagine, trascinando un'immagine, posso usare quelle di default, oppure se trascino dalla mia cartella, ma non so se le ho qua, forse qui, un'immagine dalla mia cartella, dalle mie immagini, insomma. Ecco, trasciniamo questa, vediamo se me la mette. Ecco, mi chiede il crop. Ok, vabbè. Adesso mi ha inserito la mia immagine, ma potevo usare anche quelle che per categoria mi vengono offerte dall'applicazione. E poi posso cancellare questa grid se non ho deciso che non la voglio più fare, oppure update grid, e vedete che ho la mia grid con l'immagine di partenza. Adesso vado in add new topic, cioè vado per la classe a implementare un nuovo topic, quindi vado in Add New Topic, lo chiamo ad esempio recensione. Posso regolare il tempo della recensione dei miei studenti, e non so, 1 minuto e 30 secondi è molto poco, anzi invece di recensione metto presentati, così facciamo prima, presentati, qui 1 minuto e 30 secondi sono molto pochi, sceglierò magari 5 minuti, il massimo sono 10 minuti, quindi 5 minuti. Qui add a question, quindi chiedo ai miei studenti, potete presentarvi? Bene. Poteva comunque riguardare anche un argomento disciplinare, quindi posso anche aggiungere qui, ad esempio,
potrei anche aggiungere un video di posso che faccio ora, oppure delle risorse, delle immagini o risorse o degli emoji da internet. Quindi avete la possibilità di mettere diverse cose, ad esempio se avessi chiesto una recensione, naturalmente avrei presentato magari un video o un libro o l'immagine di un libro da recensire. Qui correggo e metto, potete presentarvi con un mini video della durata max 5 minuti. Così potrebbe essere, ad esempio, all'inizio dell'anno, l'inizio di qualche cosa di particolare. Qui posso registrare io un video e dire: buongiorno, sono la vostra professoressa. Volevo chiedervi se potete presentarvi. Ok, e qui mi dice che io ho 10 minuti per presentarmi e quindi posso anch'io mandare un. Ecco, adesso. Buongiorno, potete lasciare un video qui per presentarvi ai vostri compagni. Next. Ecco, adesso. Buongiorno, potete lasciare un video qui per presentarvi ai vostri compagni. Next. Ecco, questo posso anche fare un selfie. Questo vabbè, next, lasciare un selfie, e vedete che mi dice che ho completato questo. Quindi ecco, loro risponderanno naturalmente, adesso questo, risponderanno a questo video. Questo non mi piace, questo va bene lo stesso. E quindi ho creato Create Topic, ok? E questo è il Flipgrid. L'indirizzo del topic. E quindi metto all send se voglio mandarlo a tutti, oppure faccio share QR code e posso quindi inviare ai miei studenti il QR code. Ok. Quindi, una volta che ho creato il topic, ripeto, qui avete il flip code, posso anche invitare come topic guest, share, quindi share, presentati. Quindi mando il codice e posso registrare comunque record una risposta. Posso qui editare naturalmente il topic. Vado nelle mie grid e vedo comparire una quarta grid, che è questa che abbiamo appena creato. Quindi il
i nostri studenti poi risponderanno, quindi record response, con una risposta al video presentandosi. Ok, vi faccio vedere. Ad esempio, avevo creato un altro topic che si chiamava didattica ed era questo sulle competenze. E, ecco, questo era, anche questo era un topic interessante. Avevo messo qui al posto del mio selfie, avevo messo un video sulle competenze che dovevano essere, questo video doveva essere commentato e su questo bisognava riflettere. Ok. Quindi ritorno nelle My Grids e è molto interessante utilizzare quindi questa applicazione di Flipgrid per interagire con le classi su dei micro argomenti disciplinari. Vediamo ora come lo studente possa accedere attraverso un QR code all'applicazione per poter rispondere. Ad esempio, io ho fatto il download e inviato agli studenti, ad esempio, il QR code del topic Presentati. Lo studente dal suo dispositivo, che può essere uno smartphone o un iPad, no, si collega, scannerizza il codice, okay, vedete, e il codice riporta immediatamente, il QR code porta direttamente quindi all'interfaccia. Lui si collega con, ad esempio, il suo ID. Uno degli ID era vita, ok, let's go, e vedete che vita si è collegata e con il più risponderà poi response alla richiesta di presentarvi con un video, con un mini video della durata di massimo 5 minuti. Ora al posto di vita rispondo io e mi dice, va bene, open up, ok, se si apre, ecco, I am in questo caso student. Permetti il microfono e la camera. Al microfono, ok. Vorrebbe accedere alla fotocamera, ok. Ecco che posso registrare. Ciao a tutti. Mi presento, sono Vita. Vi lascio, vado. Ok, e quindi potrebbe anche fare uno snap e Vita, quindi disposto, facciamo il selfie di vita, va bene. Via, sì,
Submit video, preparing AR video di Alice Vita. Mi dice o di condividere il video, download il video, oppure di ritornare alla grid, return grid, e quindi Alice, come vedete, ha risposto. Ecco, questa è, vabbè, lì si vede rovesciato, ma poi nell'interfaccia si vede giusto. Infatti lo andiamo adesso a vedere nell'interfaccia. Presentati, allora era il e vedete che Alice Vita ha risposto e vabbè, vi ho fatto vedere dall'iPad attraverso un'operazione un po' tortuosa e quindi vedete che. Ciao a Ecco, vedete che il risultato della risposta. Ok, va bene. È macchinoso da dimostrare utilizzando le doppie funzioni. Adesso io questo lo rimuovo e quindi delete response, delete, va bene perché. Ecco, l'ho tolto dalla discussione. Bene, questo è tutto, arrivederci.